Signori, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, eccoci tornati con il nostro video giornaliero, più che altro che mattutino, perché stamattina la nostra live classica non l'abbiamo fatta, perché sinceramente ragazzi non abbiamo reputato tale fare il contenuto, dato che comunque di mercato c'era praticamente nulla. Soltanto notizie di ripetizioni di Dragusin che alla fine va al Tottenham. C'era la scelta tra Tottenham e Bayern Monaco, alla fine pare che Dragusin vada al Tottenham, ma fondamentalmente se non va al Napoli non ci interessa poi un giocatore, ma che sia Dragusin o altri, dove possa andare, e quindi era una notizia relativa. Poi c'è l'insistenza su Samardžić, ma io ragazzi non per un discorso di pessimismo, ma come ho sempre detto, il Napoli purtroppo, io capisco tutto, capisco che si vuole cercare di spendere il minimo possibile, capisco tutto quello che si vuole, ma dipende anche dalle circostanze, dipende dalle situazioni. In questo momento il Napoli non ha tutte queste possibilità di mettersi a fare tira e molla, di barattare, di aspettare. Veramente io certe cose non le capisco. Poi ovviamente lasciamo le pianificazioni, le progettualità, ove ci fossero le progettualità, a chi di dovere, in questo caso a De Laurentiis, a chi gli sta vicino, che se ne occupa, e vediamo che cosa fanno. Anche se, ripeto, io da fuori sono abbastanza pessimista, mi aspettavo sicuramente di più. È vero che c'è tempo fino al 31 gennaio, ma come abbiamo detto, fondamentalmente le partite continuano, non è che si fermano col mercato di gennaio e riprendono dopo, quindi capite che è una situazione veramente triste. Discorso poi, ripeto, Samardžić è una telenovelas, nel senso che stiamo facendo la fine dell'Inter dell'estate scorsa, uguale, la stessa cosa. Per quanto riguarda poi, ci sarebbe un'insistenza di De Laurentiis su Antonio Conte, ma non capisco il motivo in questo momento. Sinceramente non capisco tutto sto casino su Antonio Conte, anche se comunque Antonio Conte continua a rifiutare, questa è pure una cosa che fa ridere. E continuiamo a fare figuracce anche da quel punto di vista. E poi niente, la notizia del giorno fondamentalmente è più che altro nemmeno calcio, di calciomercato. È Osimhen che praticamente ha mandato questo fantomatico messaggio, avrebbe mandato questo messaggio, o avrebbe detto, fatto dichiarazioni verso l'agente di Kvara, dato che l'agente di Kvara lo ha citato in una dichiarazione lui per il mercato prossimo di Kvara, tutta una serie di cose. Non, sinceramente non sono andato a fare troppo gossip da questo punto di vista qua, però ragazzi, al di là ora di quello che è accaduto nello specifico in questa situazione, è proprio un anno molto triste, vi dico la verità, e sta diventando sempre più triste. È qualcosa di indecifrabile veramente, tra i risultati in campo che non ci sono e quello che sta succedendo all'esterno, tra queste notizie, i litigi, le lotte varie alla regione, la Rendis che combatte con la regione Campania, poi Sapiglio con la federazione l'anno scorso, cioè veramente un anno proprio, non lo so, sapete quando si dice un anno da dimenticare? È vero che non è ancora finito, quindi io non so che altro possa ancora accadere fino a giugno, però veramente è qualcosa di clamoroso, ragazzi. Quindi ragazzi, stamane non c'è praticamente nulla, non ci sono notizie. Io mi aspettavo qualcosina in più dal mercato, ma non c'è proprio niente, ed è molto triste questa cosa, a mio avviso. Detto questo, allora noi ci rivediamo oggi alle 13:30. Però sarò su Passio Napoli TV, quindi per chi volesse seguirmi in live stavolta, oggi in live sarò su Passio Napoli TV all'1:30, alle 13:30 sarò sull'altro canale. Detto questo ragazzi, scatenatevi almeno voi con i like, lasciate like per le nostre ragazze, per la redazione, iscrivetevi, soprattutto importante, stiamo andando bene ma possiamo fare di più.
Grazie ancora a tutti quanti e eventualmente ci vediamo oggi Passio Napoli TV 13:30 e poi ovviamente domani mattina live sicura come sempre sul nostro canale. Ciao ragazzi.